La partita è stata molto nervosa e anche diciamo una battaglia molto fisica, però molto leale. Ce le siamo, l'abbiamo date, l'abbiamo prese a vicenda. Alla fine chi ha sbagliato di meno l'ha portata a casa, noi perché loro hanno sbagliato tanto, come noi abbiamo sbagliato tanto durante tutto l'arco della partita, ci sono stati tanti parziali a favore loro, a favore nostro. Poi alla fine ogni singolo episodio poteva far andare, prendere la partita da una parte o dall'altra. Merito a loro che su due canestri nostri alla fine hanno subito trovato un fallo e sono andati in lunetta. Noi poi senza time out alla fine non abbiamo più potuto organizzare niente. Pepper, dopo che aveva fatto gli ultimi 7 punti di fila, si è trovato chiuso, merito della loro difesa che sono andati tutti su di lui. E la poi Siena ha gioito alla fine, però merito sicuramente a loro ma anche a noi, perché non abbiamo niente da recriminarci se usciamo da questo campo a testa altissima. È stata una partita un po', cioè rispetto alle altre volte abbiamo avuto una partenza un po' più equilibrata, più solida, infatti hanno fatto 16 punti rispetto ai 20-24 che è successo nelle altre partite, quindi è una partenza un po' più solida e quindi magari è un po' più facile giocare senza dover rincorrere ogni volta l'avversario. E poi il secondo quarto è stato un po' come il primo e il terzo abbiamo preso un po' un'imbarcata che loro ha fatto 31 punti nel terzo quarto, meriti anche loro, perché mi ricordo un paio, una in faccia a me, un paio di bombe di Pepper molto difficili, anche meriti loro. Poi ci siamo rimessi incarreggiati nell'ultimo quarto facendo di fare, cioè chiudendo proprio i rubinetti, stringendo di difesa più. Esatto, un po' più di difesa e infatti non ho fatto 15 punti. E sono stati più concreti, è andata bene.